Kamehame, ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Mont e siamo pronti a continuare la carriera di Psycho Pippo, che oggi ragazzi, io ve lo anticipo già, è fuori dal mio controllo, assolutamente fuori dal mio controllo. Oggi ha fatto dei cambiamenti, ha fatto tutto lui, io non c'entro niente. Perché da quando gli ho detto che andremo a Raw è andato ancora più fuori di testa. È sempre più Psycho! Ma prima di continuare ho due cose da dirvi. La prima è la solita, cioè ragazzi, vi invito a supportare la serie lasciando un like a questo video e se non l'aveste già fatto valutate di iscrivervi al mio canale. Magari alla fine del video guardatelo tutto, magari vi piace. La seconda cosa ragazzi è che finalmente abbiamo un vincitore della challenge. Sì, perché dopo due giorni passati a leggere i vostri commenti dove tanti di voi mi hanno scritto le ipotesi più svariate, come per esempio il piercing che nessuno aveva notato, una cicatrice che nessuno aveva notato, o altri particolari che sinceramente non ho notato persino io, il vincitore dell'ultima challenge è nuovamente Creepy Guy, ragazzi. Io voglio fare i complimenti a Creepy che me l'ha azzeccata di nuovo. Anche lui devo dire che non ci è arrivato al primo colpo, mi ha dato un paio di ipotesi prima di arrivare, fra l'altro senza neanche volere, alla soluzione, dicendomi in parole povere, ma guarda, io ho solamente notato effettivamente che c'è stato un cambio di colore della pelle. Era proprio quello. Era quello. Avevo semplicemente cambiato un po' la tonalità di colore della pelle di Psycho Pippo. Poi ragazzi, oggi menzione d'onore anche per Enrico Petrini, che è arrivato veramente dopo pochi minuti rispetto a Creepy Guy, quindi comunque si becca la sua meritatissima menzione d'onore, non solo per essere arrivato a pochi minuti di distanza, ma perché ragazzi, comunque, tantissimi di voi hanno tentato e ritentato e questo mi piace veramente tantissimo. Vuol dire che come Pippo voi non vi arrendete mai. Io sto già pensando alla prossima challenge, che oggi non ci sarà. Prima di continuare vi sintetizzo un artefatto. Perché nessuno nel video in cui ho lanciato la challenge poteva indovinare? Perché ragazzi, io ho fatto un piccolo cambio di colore con lo schermo che ho davanti a me, che non è proprio molto prestante in qualità di colori. Il portatile invece che ho davanti a me ha una tecnologia IPS, per cui i colori sono effettivamente più vividi e precisi. Quindi riguardandolo poi da portatile mi sono reso conto che non c'era una grande differenza visiva. Ho quindi poi modificato nuovamente il colore guardando però stavolta lo schermo del portatile, quindi sono riuscito a renderlo più scuro in maniera evidente. Ecco perché siete riusciti alla fine a indovinare. Quindi complimenti a Creepy e ad Enrico e complimenti ragazzi anche a tutti quelli che comunque hanno partecipato. Sicuramente la prossima volta indovinerete anche voi. Detto questo ragazzi, direi che possiamo andare avanti e come vi dicevo all'inizio, io non ne voglio sapere nulla. Perché sta facendo tutto Pippo. Dopo capirete perché. Adesso passiamo all'ufficio del General Manager. Bene, eccoci davanti al nostro amico Adam. Don't know if you heard, but there's a superstar shakeup coming up. Ora so che cos'è. How do you think that's going to turn out for me? That's up to you. Since you're a main eventer here on SmackDown, you have the option to be protected from switching brands, or you could choose to be eligible. Anything else I should know? There's a stipulation saying that any champions who go to another brand will be forced to vacate their titles. That pretty much covers it. A questo eravamo già pronti, quindi come l'altra volta praticamente perdiamo i titoli in nostro possesso. Ma quello non è un problema ragazzi, tanto praticamente li abbiamo già vinti. È ora di vincerne di nuovi. Partecipo allo shake-up. I think a potential change of scenery sounds good. Put me in the shake-up. All right. All superstars participating in the shake-up must compete this week so the other GMs can see them in action. So what do you have lined up for me? William Regal from NXT has mentioned he'd like to see you in a singles match. While Mandy Rose said she'd like to see how you work as part of a team. So basically, which GM do you want to cater to? Che dite? Torniamo a NXT? Dai, no. I'd rather impress Mandy Rose to better my chances of going to Raw. So put me in the tag match. Ah, vediamo con chi siamo allora. Done. And if this is it, well, it's been quite the ride. Anche per me è stato bello spaccarti una sedia sulla schiena, tranquillo. It sure has. Bene ragazzi, shake up a SmackDown, 15 punti potenziamento e 7000 fan scarsi. Ok ragazzi, ve lo anticipo. Come dicevo prima, ha fatto tutto Pippo. The following contest is a six-man tag team match on the way to the ring. At a combined weight of 732 pounds, King Psycho, Rey Mysterio, and the Rated R Superstar, Edge.
Cioè sono con Rey Mysterio ed Edge. Ok. Gli piace il vestito comunque. Tipo ha detto che voleva cambiare. Creepy. Visto che hai vinto due volte. Oh oh. And their opponents first representing RK-Bro from St. Louis, Missouri, weighing in at 250 pounds, the Viper, Randy Orton. Non me l'aspettavo questa. Ma come? From Cameron, North Carolina, weighing in at 225 pounds, Jeff Hardy! Che episodio, ragazzi. Ok, non so se sono pronto a vedere l'ultimo. Oh, oh, oh! Ma che squadra è? Mamma. Bene. Bene, bene, bene. Bene, Creepy. Sarei contento dell'omaggio che Pippo ha voluto farti. Sei arrivato primo due volte. Te lo meritavi. Non mi dite niente, ragazzi, ma Pippo fa quello che gli pare. Quindi ha deciso che per un po' cambierà tenuta tutte le volte che vuole. Però è meglio che mi concentri sullo scontro. Le mosse sono ancora quelle, eh? Quando saremo proprio a Raw, sicuramente le cambio. Non tutte. Vieni! Ecco qua! Fatti fare un massaggio cinese. Oh, oh, oh! Sei arrabbiato. Oh, Jeff Hardy! Cavolo, ma perché non l'abbiamo incontrato prima? È un peccato! Sembrava che mancasse un po' di gente di SmackDown. Vai così! Ok, ragazzi, me lo voglio godere. Me lo voglio proprio godere. Vai Pippo, fatti conoscere anche da Jeff. Così. Ha un bellissimo look Jeff Hardy. Aia, oh! Grande! Che fa? Ah. Ok, dai. Proviamo Edge. Edge. Ok. Vediamo come combatte. Ok. No, eh. Non è un gran un gran arrivo Edge. Ai. Edge. Che stiamo a fa? No. Mi fa malissimo. Mi fa malissimo. Mamma mia. Mamma mia. Che fai, Edge? Dai, su, non me ne far pentire. Ai. Di nuovo? Giustamente. Ok. Sa che Edge vuole uscire. Ok, Edge, fai così, va. Olè! Oh! Grande Ray. No, Ray, è dall'altra parte Roman Reigns. Bravo. Così.
Vieni che ci divertiamo io e Pippo. Anche Pippo è una leggenda. Vuoi ammazzarlo? Secondo me non ce la fai. Wow, oh, me l'hai evitata, bravo. Vieni, va. Anch'io voglio fare un po' di spettacolo. Dai. Bravo. Oh, oh, vecchio amico mio. Come va? Mamma mia, ragazzi. Non me l'aspettavo proprio. È un incontro spettacolare questo. Vieni, facciamo tornare Rey Mysterio, dai che si è divertito poco. Oh, 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 no, Pippo, mi hai bloccato la 619. Aia. Oppale. Dai che non lo so ancora usare Rey Mysterio. Chissà se è venuta. Speravo proprio facesse una cosa del genere. Solo Rey Mysterio poteva farlo. Dai, su. Oh, grande tributo Eddie Guerrero. Bellissimo. Dai che scade il tempo, vieni dentro. Abbiamo appena iniziato. Un Superman punch così. Oh, wow. Dai che voglio farlo durare questo incontro, è bellissimo. Wow, wow. Oh, oh. Pieno di sorprese. Vabbè, te la devo rifare. T'ho anche spaccato la testa. Così impari, scusami, ora me la fai fare? Oh. Ok, la voglio fare sta 619. Age, togliti da lì. 619. Oh, dai, ma mi stai in mezzo. Vabbè, fai così. Ah, peccato. Ai. Rey, alzati. Ah, bello. Ok, potevo forse fare un'altra 619, ma ormai era tardi. Vai, così. Ragazzi, Rey Mysterio chissà quante mosse ha. Un sacco proprio. Uoppa. No. Scusa. Ehi, è tutto tuo. Ande. Oh, ha una mossa speciale anche da qua, vai. Olè! Che spettacolo, che spettacolo. Ok. Edge, si è riposato. Dai che tocca a te. Oh. Edge, mamma mia. Vai, spaccagli la faccia. Oh. No. No. Oh, bravo, dai, fai il cambio. Olè. Mi raccomando, Edge.
Prima non hai fatto una grande figura. Oh sì. Oppale. Oh. Vabbè, Randy Orton si è arrabbiato. Oh. Oh. Ai. Oh, vai via. Niente. Ai. Ok. Oh. Niente. Niente, Edge, no, non è lavoro tuo. Ah. E volevi fare il campione? Stai facendo fare una brutta figura, Edge. Oh. È arrabbiatissimo Randy Orton. Vai. Ah. Vai, Edge. Così. Oh. Aia. Aia. E aia. Mamma mia, ragazzi. No, 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 no. E fortuna. Vai con la mossa speciale. Ah. Vai così. Aia. Oh, oh, oh. Edge, vai via. No, aia. No, 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 ancora no. Me lo distruggono. Ah. Ah, toh, sanguina anche tu. Vai. Così. Come me l'ha spinto giù. Aspetta, te muovere. Olè. Però la bella figura deve fare Pippo. Dai che la chiudiamo. È sempre questa mi fa. Dai Pippo che devi fare bella figura, su. Olè. Ah. Lo sapevo. Allora, facciamo una cosa però. Voglio provare una cosa, ragazzi. Vieni che voglio provare una cosa. Bravo. Ok. Mossa finale. Oh, vai che da un po' che voglio fare una cosa del genere. Vai Ray. Oh.
Mi si è spostato all'ultimo. Fantastico. Però era bella. È arrabbiato nero. Via. Olè. Mamma mia, ragazzi. È stupendo oggi. Veramente. Raga, voglio provare a completarla. Tac. E boom. Grande. Sarebbe un ottimo finale, ma tanto me la fermano. Vabbè. Grande Ray, hai dato veramente spettacolo. Attenzione. Roman Reigns vuol fare la finale. La finale. No. Oh. Grazie Pippo. Oh, se la prende con Pippo. Mi ha stordito Pippo. È una belva. Vai Ray. Così. Ok, ultima sessione con Edge. Niente, mi fa sempre questo. Vai così. Oh, ecco la finale di Edge. Ok. E volevo vederla. No. Ecco qua, così. Pippo. Olè. Pippo se ne deve andare in gran stile, ragazzi. Ah. Bene, è ora di concluderla. Così. Giù. Here are your winners, King Psycho, Rey Mysterio, and the Rated R Superstar, Edge. These three have to be happy with their performance here tonight. Of the week, this is one to be proud of. Ragazzi, direi che oggi vi ho portato un fantastico match finale nella carriera di Pippo a SmackDown. Quindi ragazzi, ultima ora WWE, il Superstar Shake-Up prosegue con il trasferimento di King Psycho o Psycho Pippo o semplicemente Pippo a Raw. Mandy Rose ci dà il benvenuto e dice: non farmi arrabbiare, avrei successo assicurato. Pippo dice che lo terrà a mente, ma non ce ne frega niente di non far arrabbiare Mandy Rose. Ci siamo, ragazzi. GM Mandy Rose and the WWE Universe are lucky to have this superstar on Monday Night Raw. I know he's accomplished a lot in other places, but let's see how he does here on the red brand. Then we'll talk. Non ti preoccupare. Ragazzi, è come vedere il proprio figlio che va all'università per me ormai. Bene, ragazzi, Shake Up a SmackDown conclusa. Tra l'altro, ragazzi, vi mostro questa cosa. Grazie a questo combattimento andiamo a mettere l'ultimo punticino a Pippo e mi raggiunge 96. Vediamo se va a 97. No, mi raggiunge però il massimo della forma, diventando probabilmente l'atleta più forte di tutta la WWE. Bene, ragazzi, in questo episodio siamo arrivati a Raw. Come avete visto, ragazzi, Pippo è sempre più psycho e quindi lui ha preso una decisione, ragazzi. Non so se per l'intera durata della sua carriera a Raw, ma ha deciso che almeno per i primi incontri vuole cambiare outfit ogni 2-3 puntate massimo.
Perché dice che vuol mostrare al mondo quanto è psycho e che non gliene frega niente di avere una tenuta per tutto il tempo. Perché sono tante le tenute che lui piacciono, e anche a me devo dire, e quindi sono tante le tenute che lui vorrebbe provare. Quindi ha deciso di fare quest'ultimo match e di arrivare a Raw con la tenuta da Joker in entrata, come avete visto, e per omaggiare Creepy Guy, che oggi è il vincitore dell'ultima challenge, fatto una fra le più difficili che abbia fatto finora, l'ha voluto omaggiare mettendo la maschera da Jason, come l'immagine del profilo di Creepy suggerisce. Quindi mi raccomando ragazzi, partecipate alle prossime challenge, perché Pippo potrebbe anche dedicarvi una tenuta da ring. Potrebbe essere il nome, potrebbe essere la foto della vostra immagine profilo, chi lo sa, tanto è psycho, fa tutto lui. Ovviamente devo ancora ritoccare il set di mosse e penso che lo farò nel corso dei prossimi episodi. Quindi come sempre ragazzi, aspetto i vostri suggerimenti qui sotto per qualche mossa nuova o per qualche tenuta strana e particolare che vi piacerebbe vedere. Visto che Pippo ha preso questa decisione, sono aperto un po' a tutto. Quindi ragazzi, spero veramente che oggi vi siate divertiti, vi invito come sempre a lasciare un like per supportare la serie, se fosse il vostro primo episodio della carriera valutare di iscrivervi al mio canale e mi raccomando nel caso a cliccare sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Da Mingo e Fabio, no scusate, da Mont e Pippo è tutto, l'appuntamento è sempre domani con la carriera di Psycho Pippo e come sempre ragazzi, Kameame, ciao!